Bene, buonasera a tutte e a tutti per questa diretta sul tema dei nuovi criteri per le consulenze tecniche d'ufficio presso i tribunali. Vorrei fare una breve introduzione. Questo tema nasce con la cosiddetta riforma Cartabia, in particolare con il decreto legislativo 149 del 2022. Questo decreto legislativo introduce una serie di innovazioni, in particolare il fatto che l'albo dei CTU diviene un albo nazionale, non più una serie di albi tenuti dai singoli tribunali. Fisicamente saranno presso i singoli tribunali, ma ci sarà una gestione nazionale. Il cambiamento dei criteri con cui si accede a questi albi per le nuove iscrizioni, perché dobbiamo ricordare che chi è già iscritto, diciamo, sostanzialmente, deve rifare domanda, ma, in qualche maniera gli viene riconosciuta, la possibilità di, rimanere, iscritto. Questa serie di innovazioni ha portato il Consiglio nazionale, questa ed altre innovazioni, perché la riforma Cartabia non innova solo relativamente ai CTU, rinnova rispetto a tutta una serie di attività che riguardano in particolare la gestione dei processi civili per quanto riguarda la persona, la famiglia, ma riguarda anche i processi penali, per esempio sui temi della violenza. Quindi il tema è più generale. Noi abbiamo come Consiglio nazionale attivato un comitato tecnico per la psicologia giuridica e un coordinamento nazionale per la psicologia giuridica, di cui fanno parte tutti, i rappresentanti di tutti i consigli territoriali dell'ordine. Questo lo abbiamo fatto, con un voto del Consiglio nazionale del giugno del 2022. Abbiamo poi avuto una interlocuzione con il Ministero della Giustizia per quanto riguarda l'uscita di quello che poi è stato il decreto ministeriale dell'agosto, del 2023, il decreto 109, che è quello che poi in gran parte oggi commenteremo, perché è il decreto che fissa la normativa applicativa della riforma Cartabia, in modo particolare per quanto riguarda la gestione degli albi dei CTU. E quindi c'era la necessità, questi albi, voglio ricordare che poi l'albo nazionale, ma l'iscrizione avviene tribunale per tribunale e presso i tribunali ci sono dei comitati che vagliano le domande, che vaglieranno le domande che si possono fare 2 volte l'anno. In questi tribunali, in questi comitati, siedono anche i rappresentanti dei nostri ordini, quando ovviamente si esaminano le domande da parte degli psicologi. Quindi era necessario, anche in relazione alla innovazione che è stata introdotta, innovazione che prevede che poi sarà commentata dagli ospiti che abbiamo qui questa sera e che dopo presenterò, che prevede non più una sola categoria generica di albo di psicologi per l'effettuazione delle CTU, ma prevede invece per tutte le professioni una serie di aree di applicazione e di settori specifici. Nel nostro caso, come vedrete, ce ne sono diversi, ce ne sono parecchi. C'è l'area adulti, c'è l'area infanzia, ma ci sono anche altre aree, come l'area ad esempio dell'organizzazione del lavoro, della psicoterapia, l'area sociale. Ci sono tutta una serie di aree, considerando anche che a questi albi, oltre che per l'effettuazione dei CTU, i tribunali possono attingere per una nuova figura che non esisteva prima e che è stata istituita con la riforma Cartabia, e che sono i cosiddetti esperti.
Questi esperti sono delle figure che il Tribunale può nominare, leggo la norma, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Quindi, durante, diciamo così, l'espletamento della procedura giudiziaria che riguarda la famiglia o i minori e quant'altro, in caso di necessità, il giudice, d'intesa con le parti, può nominare un esperto che, come vedete, ha delle funzioni particolarmente importanti di supporto, di consulenza, di facilitazione al nucleo familiare, e si tratta di un'attività diversa da quella della consulenza tecnico d'ufficio. Quindi, anche per queste motivazioni, l'elenco A al decreto 109 del 2023, per quanto riguarda la professione psicologica, specifica tutta una serie di settori e di aree di la norma le chiama area di specializzazione, ma ovviamente non coincidono con le specializzazioni universitarie. Il fatto che ci siano anche aree, diciamo, su cui c'è stata in passato una certa controversia, tipo la valutazione del danno, o altre per quanto riguarda gli adulti, è da considerare come una, diciamo, affermazione in maniera valida da parte della normativa della competenza della professione psicologica a fare una serie di attività. Chiaramente l'articolazione di questo allegato A, che suddivide l'albo in così tanti settori, necessitava ovviamente che gli indirizzi generali che la legge specifica per potersi iscrivere all'albo venissero dettagliati in relazione anche a queste diverse aree. Quindi era necessario, oltretutto, essendo un albo nazionale, che per evitare, diciamo, difformità e disomogeneità tra regione e regione, tribunale e tribunale, ci fossero dei criteri di indirizzo generale. E questi sono stati allo studio del Comitato Tecnico del CNOC, della Psicologia Giuridica, di cui fa parte la professoressa Pagliardi, che questa sera, diciamo, ha coordinato il sottogruppo che in particolare ha scritto queste linee, le proposte di queste linee di indirizzo, appunto, venissero redatte delle linee di indirizzo nazionali. Queste linee di indirizzo sono state oggetto di un percorso di condivisione anche da parte del coordinamento di tutti i referenti degli ordini territoriali della psicologia giuridica, e sono poi venute all'approvazione del Consiglio nazionale, che nella seduta del 26 gennaio scorso le ha approvate all'unanimità. Queste linee di indirizzo, che stasera verranno illustrate, sono comunque state inviate a tutti gli iscritti con una newsletter pochi giorni fa, e sono in ogni caso disponibili sulla pagina nazionale del Consiglio nazionale. Il sito web del Consiglio nazionale. Potete trovare ovviamente tutti i riferimenti alle normative di cui stasera parleremo e anche le linee di indirizzo che sono a supporto dei rappresentanti di ordini che saranno nei vari comitati che in ogni tribunale dovranno vagliare questo tipo di domande. Preciso che in base a questi criteri le colleghe e i colleghi che intendono, avendo i requisiti, fare questa domanda, potranno fare domanda non più genericamente per tutto l'albo, ma per ciascuno di queste aree, diciamo, di specifica e particolare competenza. Io credo di aver, ecco, vorrei aggiungere anche che stiamo seguendo il tema dei compensi insieme anche con le altre professioni. Intanto abbiamo approvato sempre il 26 gennaio come Consiglio nazionale le nuove proposte per l'equo compenso per quanto riguarda anche questo settore. Quindi abbiamo provato a inserire questi tipi di compensi
tenendo conto della nuova legge dell'equo compenso, ma probabilmente sarà necessario anche una normativa specifica che aggiorni quelli che sono i criteri con cui i tribunali, che ormai sono vecchi di oltre 20 anni, con cui i tribunali vanno a compensare gli onorari di queste attività. Stiamo facendo un'azione insieme anche con gli altri ordini professionali perché venga aggiornata la normativa e vengano aggiornati anche questi compensi. Io credo di aver detto tutto e quindi presento i nostri relatori, che sono l'avvocato Andrea Falzone, che è consulente giuridico del Consiglio Nazionale dell'Ordine e che ci diciamo, dirà qualcosa un po' sull'impianto generale della riforma Cartabia, ma in particolare per quanto riguarda l'albo dei CTU. E poi daremo la parola alla professoressa Pagliardi, ordinario docente di psicologia giuridica all'Università di Urbino e coordinatrice del sottogruppo che ha lavorato proprio a queste linee di indirizzo di cui lei ci parlerà. Lasceremo poi uno spazio per eventuali domande che dovessero arrivare in modo tale da poter rispondere a questo. Teniamo anche presente che le domande che emergeranno questa sera, ma anche che dovessero pervenire prossimamente, potranno essere oggetto anche di FAQ da pubblicare su un'apposita sezione del sito nazionale. Quindi cederei adesso senz'altro la parola all'avvocato Andrea Falzone. Grazie Presidente e buonasera a tutte e a tutti collegati a questa diretta. E sì, io farò un volo d'uccello sulla normativa dei CTU, sul DM 109 del 2003 e su qualche norma, adesso complementare. Per dare il senso dell'ossatura, dell'impostazione, di questo decreto che riguarda poi chiaramente le modalità di iscrizione e di gestione dell'albo dei CTU presso ogni singolo tribunale, lasciando poi chiaramente alla relatrice, la professoressa Pagliardi, la specifica su alcuni punti più, sensibili della professione. Dunque, ho preparato anche qualche diapositiva in modo da non rendere troppo noioso questa riunione, che chiaramente è quello qui. Perfetto. Bene, allora parliamo quindi del DM 4 agosto 23 numero 109, che reca il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo di consulenti tecnici d'ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nonché l'individuazione dei requisiti. Allora, come ha già accennato il Presidente, essendo quella di psicologi una professione sanitaria, quando si parla di specializzazione però non si fa riferimento alle specializzazioni, in ambito sanitario, quindi si parla, direi, più di ambiti specialistici che di specializzazione. Quindi, benché ci sia il termine specifico che è specializzazione, noi lo intendiamo come ambito specialistico. Il decreto, il DM, ha la sua vigenza dal 28 febbraio 2023, così come prevede la norma, e quindi tutti i procedimenti che sono stati incardinati prima del 28 febbraio 2023 seguono la norma precedente, per cui queste nuove norme sulla revisione degli albi e sulla specializzazione, chiamiamolo così, dei CTU, sono a partire dalle controversie incardinate dal 28 febbraio 2023 in poi. L'articolo 13 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile è stato modificato e dice che dell'albo presso ogni tribunale dei consulenti tecnici, che deve essere diviso per categorie, debbono essere comprese nell'albo le categorie leggere, tra cui quella che ci interessa chiaramente è quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica forense. E con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, sono stabilite le ulteriori categorie, quindi rispetto a quelle previste dalla norma,
dell'albo i settori di specializzazione di ciascuna categoria, da cui il DM 109 del 2023. Quindi questa norma che è stata inserita chiaramente da un emendamento e legittima chiaramente l'emanazione del DM 109 del 2023. Gli albi, come già era stato accennato, gli albi presso ogni tribunale in realtà poi confluiscono su un elenco nazionale dei consulenti tecnici che è tenuto presso il Ministero della Giustizia. Quindi, diciamo, ci sarà una banca dati nazionale che terrà d'occhio per certi versi, diciamo, tutti i consulenti, nomina tutti i consulenti iscritti dai tribunali e soprattutto tutte le nomine che sono state fatte ai consulenti. Questo sicuramente per una maggiore esigenza di trasparenza rispetto ai conferimenti degli incarichi dei CTU. Ed è un portale pubblico, tra parentesi, è comunque accessibile a tutti gli operatori del diritto. Allora, cominciamo a vedere velocemente il DM. Quindi abbiamo detto DM dell'agosto del 23, il 109 del 2023, dove dice che nell'albo, quindi tenuto presso ogni tribunale, devono essere comprese sempre le categorie indicate nell'allegato A. Dell'allegato A ne parlerà la professoressa Pagliardi, vi anticipo che chiaramente sono comprese tutta una serie di attività che può e deve fare lo psicologo consulente tecnico o comunque perito, perché parliamo chiaramente di attività civile e penale del consulente, divisa in categorie. Quindi, per ciascun consulente nell'albo sono indicati la categoria del relativo settore di specializzazione, che è quella che si vedrà nell'allegato A, il titolo di studio, l'ordine al collegio professionale cui si è iscritto. E qui c'è, diciamo, una specifica per le professioni diciamo, che non sono organizzate con albi o collegi, come quella dei psicologi, deve fare riferimento all'elenco che è tenuto dalla Camera di Commercio, in cui va inserito il professionista non regolamentato. La data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione. Il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi, e il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico, nonché il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati. Ecco, è importante il fatto del conseguimento di un'adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico che andrà approvata poi, come vedremo. Questo per evitare che il consulente tecnico magari sia molto ferrato sulla sua materia, ma non sappia gestire, diciamo, le incombenze di un processo, perché, come è intuibile, essendo il CTU un ausiliario del giudice, si inserisce, nella procedura sostanzialmente, e se non ha nessuna contezza del funzionamento del processo, chiaramente anziché un ausiliario, un aiuto quindi del giudice, può diventare un impedimento al proseguimento del processo. I requisiti quindi per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici si possono essere iscritti soltanto coloro che sono iscritti nei rispettivi, abbiamo detto, ordini e collegi professionali o associazioni professionali, poi qui si fa riferimento alla legge 4, quindi diciamo, l'elenco delle associazioni che sono presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ex tale, adesso Ministero del Made in Italy. Sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua previsti, quindi un altro obbligo importante, cioè il CTU deve dimostrare di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale, che come sapete per la categoria dei psicologi sono gli ECM sostanzialmente. Sono di condotta morale specchiata, beh, questo insomma, la condotta morale specchiata si può provare solamente con l'assenza chiaramente di procedimenti penali in corso o con l'assenza di provvedimenti, in quel caso disciplinari specifici. Sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto delle categorie di interesse. Ecco, questa competenza tecnica poi andrà provata in una determinata maniera che sarà oggetto dell'intervento successivo della professoressa Pagliaro. Hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, sensi articolo 16, nel circondario del Tribunale.
Ai fini del comma 1 lettera A, il professionista quindi deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate, l'avevamo detto, si fa riferimento all'elenco di cui appunto l'articolo 2, comma 7 della legge 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati ai soci. Quindi diciamo si dà una stretta anche a quei CTU che per vari motivi possono essere richiesti dal giudice all'interno di un procedimento che però non facciano riferimento ad, diciamo, ad un specifico collegio. Ecco, anche questi dovranno dimostrare una serie di adempimenti formali, quindi non soltanto questa iscrizione, ma anche poi la qualificazione nell'ambito in cui ritengono di essere particolarmente esperti. Gli obblighi di formazione professionale l'abbiamo detti, per quello che riguarda chiaramente le associazioni sono stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico del Made in Italy, per quello che invece riguarda gli ordini sono gli ECM sostanzialmente, e il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale sarà esercitata per almeno 5 anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza del requisito di cui al comma 4, quindi sostanzialmente dell'esercizio per 5 anni in maniera continuativa di una certa attività specialistica, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno 2 su 3 di queste circostanti, quindi almeno 2 su 3. Il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno 5 anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali, il possesso di un adeguato curriculum scientifico comprendente attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche, o il conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. Questo può riguardare incidentalmente alcune attività anche delle professioni regolamentate, ma riguarda per lo più le professioni non regolamentate. L'aspirante può chiedere l'iscrizione nell'ambito del medesimo albo anche in più categorie o settori di specializzazione quando ovviamente soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi. La speciale competenza tecnica per poter essere iscritti in un settore specialistico di specializzazione è valutata da un comitato che è previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Questo è il comitato a cui faceva anche riferimento il presidente, nel quale sono presenti i rappresentanti dell'ordine professionale. Quindi sostanzialmente quando un aspirante CTU psicologo voglia iscriversi nell'albo di un determinato circondario del tribunale, il presidente del tribunale costituirà questo comitato e chiamerà un rappresentante dell'ordine territoriale. Questo rappresentante dell'ordine territoriale darà chiaramente la sua valutazione sulla base però di cosa? Sulla base chiaramente di quello che dice la norma, questo va da sé, sulla base di quello che avrà dichiarato il perito, ma anche sulla base delle indicazioni che poi vi verranno meglio, diciamo, specificate, che ha dato l'ordine degli psicologi sul significato di alcune terminologie, sul significato, diciamo, sul riempimento di alcune qualità che deve possedere il perito. Quindi l'albo è tenuto dal presidente del tribunale, e qui chiaramente la dicitura è quella del codice, e il codice è del 38, e quindi il procuratore era del regno, ma è ovviamente il procuratore della Repubblica. E da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato al Consiglio dell'Ordine, eccetera, eccetera. L'avevamo quindi accennato. L'albo è permanente e ogni 2 anni il comitato di quell'articolo 14, quindi quello in cui c'è il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica e il rappresentante dell'ordine professionale, deve provvedere alla revisione per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato, è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione dal Comitato previsto dall'articolo 5, che è composto dal primo Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale e dal Presidente della Corte d'Appello Lavoro.
Per quanto riguarda invece i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione, l'articolo 6 del decreto ministeriale prevede che questi requisiti debbano essere mantenuti in maniera continuativa. Quindi, un requisito fondamentale per il mantenimento dell'iscrizione all'albo è lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua. Questi elementi vengono costantemente monitorati, chiaramente, e si può ci, ci, e quindi può, se qualora vengono meno, la iscrizione all'albo può essere revocata. In occasione della revisione dell'albo, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per caso non imputabile al destinatario. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, la cancelliera comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice, quindi che sia venuto o meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Quindi anche spesso accade nella pratica, diciamo, quotidiana processuale, accade che i consulenti non riescano a depositare l'elaborato peritale per tempo. Ora, questo può, diciamo, avvenire per mille motivi, no, di cui 999 sono legittimi sostanzialmente, e in una normale fisiologica interlocuzione tra il perito e il giudice, questi motivi vengono assorbiti sicuramente in richieste di proroga e concessioni di richieste di proroga. Ci sono però quella volta, e purtroppo capita, in cui il problema è tecnico oppure comunque di una certa attitudine del perito. Ecco, in questo caso vengono fatte delle segnalazioni al consulente, vengono presi dei provvedimenti al consulente, vengono segnalati e quindi vengono anche scritti nell'albo nazionale e pertanto, diciamo, il giudice successivo, provvedimenti che possono portare anche chiaramente alla cancellazione dall'albo, ma di cui praticamente il giudice è sempre cosciente, essendo iscritti in quella anagrafe nazionale, chiamiamola così, di cui abbiamo parlato all'inizio. La vigilanza sui consulenti tecnici, quindi, è esercitata sia dal presidente del tribunale, ma anche dal presidente dell'associazione professionale, quindi dall'ordine, quindi territoriale o anche nazionale, mi verrebbe da dire, che può promuovere il procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata, non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Quindi, diciamo, l'attività del consulente è sempre possibile, è sempre suscettibile di una verifica, di un controllo, di una vigilanza da parte di questi soggetti. E qualora uno di questi soggetti debba ri rilevare una condotta contraria, diciamo, ai doveri d'ufficio del consulente, dovrà intervenire poi il comitato di quell'articolo 14 che abbiamo visto è quello composto dal Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e l'incaricato dell'ordine territoriale. Gli albi dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica. L'elenco nazionale contiene per ogni categoria e settore di specializzazione le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi, per ciascuno di questi la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e eventuali provvedimenti di revoca, così come accennavamo poc'anzi. Vediamo, diciamo, la disposizione transitoria. La disposizione transitoria prevede che coloro che la data di entrata in vigore del presente decreto, quindi ricordiamoci che era agosto 23, sono già iscritti all'albo, mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti, quindi è una facoltà, possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva e va bene, chiaramente dovrà dichiarare che ha tutte le qualità per essere iscritto, diciamo, in un settore di specializzazione specifico. In sede di revisione dell'albo, di venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti all'articolo 6, comma 1, quindi quelli minimi, diciamo. Coloro che hanno presentato domande di iscrizione all'albo
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma non sono ancora stati iscritti, dovranno integrare le indicazioni già fornite e quindi sostanzialmente dovranno iscriversi con la nuova disciplina. Ecco, queste credo che siano le informazioni generali minime che si possono dare su questo decreto, che immagino possano suscitare molti interrogativi, che se c'è tempo chiaramente cercheremo di panare per come è possibile, ma credo che anche l'intervento della relatrice successiva, la professoressa Pagliarni, in realtà possa già chiarire molti aspetti. Bene, io ringrazio l'avvocato Falzone. Prima di dare la parola alla professoressa Pagliardi, vorrei ricordare che queste sono delle normative valide per tutte le professioni, per tutti coloro che vogliono fare l'attività di consulenza dei tribunali. Non sono normative specifiche per la professione psicologica. È evidente da questo punto di vista che queste nuove norme hanno un po', diciamo così, innalzato e specificato le competenze per svolgere queste attività. In sostanza, si vogliono delle figure che abbiano una certa preparazione sia nelle loro materie specifiche, sia anche in quello che è diciamo, la normativa giuridica, che organizza il processo, come ci ha ricordato l'avvocato Falzone. In particolare il tema della speciale competenza, di cui adesso parlerà la professoressa Pagliardi, perché sostanzialmente questa speciale competenza si deve avere, ma viene declinata con alcuni articoli che adesso saranno illustrati. Aggiungo, ma era già nelle norme che ci ha fatto vedere l'avvocato, che i tribunali vigileranno anche sulla rotazione degli incarichi, perché è stato previsto che i giudici debbano dare incarichi a tutti quelli che sono iscritti negli albi, andando chiaramente con un criterio di rotazione. Passo adesso la parola alla professoressa Pagliardi. Grazie al Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Io ho avuto l'incarico e l'onore di coordinare un gruppo di lavoro all'interno del Comitato Tecnico per la Psicologia Giuridica di cui io faccio parte. Appunto, ho avuto l'incarico di delegare, scusate, di coordinare il gruppo tutela della professione di cui fanno parte e a cui hanno lavorato molti colleghi degli ordini territoriali. Oltre che ovviamente questo documento è stato presentato al Consiglio nazionale con il lavoro dello stesso comitato e dei referenti dei consigli territoriali. Alcuni punti chiave che sono stati già citati, e riprendo solo a flash. Un riconoscimento importante per la psicologia giuridica o forense, quello di essere proprio indicati nell'articolo 13 delle disposizioni attuative come appunto settore di formazione di attività e per i consulenti tecnici, proprio questa esplicita riferimento alla psicologia giuridica forense. I punti chiave per poter diventare e iscriversi all'albo dei consulenti tecnici è questa speciale competenza che adesso andiamo a declinare, i 5 anni di iscrizione e l'assolvimento degli obblighi. Come è stato specificato, ognuno si iscrive a un albo presso il tribunale in via telematica e sarà poi il ministero a formare questo elenco, perché qualcuno ha chiesto: ma devo iscrivermi anche a un elenco nazionale? No, ognuno si iscrive al proprio tribunale di residenza o di domicilio professionale, e poi sarà il ministero che crea
questo elenco nazionale e proprio anche in virtù di un elenco nazionale che il CNOP ha sentito l'esigenza che ci fossero delle indicazioni comuni a tutti gli ordini di declinare i requisiti previsti dal decreto. Queste linee di indirizzo sono finalizzate ovviamente al lavoro dei comitati presso i tribunali, ma sono anche un utile strumento di riferimento per chi, giovane o in corso, diciamo, di formazione o di interesse specifico per la psicologia giuridica, voglia formarsi, voglia prepararsi in modo da acquisire questa speciale competenza, per cui penso che possa essere un utile punto di riferimento anche per chi è in work in progress nel suo processo di avvicinamento o di formazione specialistica in psicologia giuridica o forense. Allora, l'articolo 4, al comma 4, prevedeva la possibilità di iscriversi all'albo dei CTU se si ha un'attività professionale per almeno 5 anni, e allora abbiamo cercato di capire che cosa potevamo declinare come attività professionale, perché il focus è la speciale competenza tecnica in psicologia giuridica forense. Allora, le linee di indirizzo, vedete che prevedono molte attività, che non è solo l'avere già fatto il consulente tecnico d'ufficio o il perito o il consulente tecnico di parte, ma ci sono diverse forme di attività o per l'autorità giudiziaria o per privati che, come appunto i pareri, le valutazioni psicoforense stragiudiziali, che aiutano a qualificare di avere una attività professionale coerente con una speciale competenza in questa materia. Giudice onorario presso il Tribunale minorenni o la sezione famiglia Corte d'Appello, esperto presso il Tribunale di sorveglianza o esperto ex 80 dell'ordinamento penitenziario. Certo, poi nella declinazione delle varie aree che citerò, non tutte ovviamente queste attività sono pertinenti tutti i settori. Ovviamente questa, per esempio, di avere fatto parte come esperto del Tribunale di Sorveglianza è per utile non certo per la valutazione dei minori o dell'area famiglia, ma per chi si occupa di capacità di intendere e di volere degli adulti. Però lavoro di psicodiagnosta forense, psicologo che operi o abbia operato nei servizi pubblici o in strutture private o in regime di libera professione. Ecco, diciamo che abbiamo tenuto a orientare che in quale forma privata, pubblica, una persona abbia operato, però devono essere attività connesse ai temi della psicologia giuridica e o forense, quindi se no la speciale competenza non viene argomentata. L'altro punto però è che le attività devono essere svolte in modo effettivo e continuativo. Allora, per dare un criterio condivisibile e un punto di riferimento che possa valere per tutti i comitati e quindi anche quindi portati avanti dagli ordini nei loro comitati, nei vari tribunali, l'indicazione è che ci sia di norma 10 incarichi nell'arco di 5 anni,
che appunto per incarichi di valutazioni stragiudiziali o consulenze di parte sono in forma numerica, e invece se è giudice onorario esperto ex articolo 80 si va ad anni, no? Per quanti anni l'hai fatto, proprio per riuscire a dare una quantificazione effettiva a questa esperienza che permette l'iscrizione all'albo dei CTU sul piano della esperienza. Invece, se non si ha questa esperienza, o non la si ha per un numero adeguato di anni, l'altro criterio possibile, che requisito possibile che vi ha indicato l'avvocato Falzone, è quello di avere due di tre, ma il terzo, quello della certificazione UNI, per noi non vale, quindi avere tutti e due, entrambe, questi criteri: i titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario, sempre iscritti da 5 anni. Commento con due step queste due righe. Perché titoli di specializzazione per noi psicologi è immediato il rimando alla scuola di psicoterapia, perché è l'unico titolo di specializzazione nel senso tecnico che abbiamo, anche se è da tenere presente quello che diceva l'avvocato Falzone, che viene utilizzata la parola specializzazione come settore specialistico più che specializzazione in senso stretto. Però anche su questo le linee specificano che non è sufficiente di per sé la specializzazione in psicoterapia, perché la specializzazione in psicoterapia porta a una formazione che è in psicoterapia. Una persona non avere mai incontrato nulla di giuridico in una scuola di psicoterapia. Quindi, proprio per rispettare il requisito della speciale competenza e i requisiti del codice deontologico, al titolo di specializzazione in psicoterapia deve essere integrato una formazione di base teorico-metodologica in ambito psicogiuridico forense, che può essere acquisito o all'interno della scuola di psicoterapia, con però un corso strutturato per continuità e pertinenza disciplinare, quindi non un seminario, ma un corso strutturato all'interno di una scuola, oppure con un corso esterno acquisito successivamente. Quindi l'importanza è che sia qualcosa che un intervento formativo che sia appunto teorico, metodologico e strutturato a supporto della scuola del titolo di psicoterapia, oppure avere un approfondimento post-universitario. Ecco, sempre con 5 anni di iscrizione. In un contesto che di formazione estremamente variegato e, se mi permettete, estremamente confusivo, di offerte di vario genere, l'indicazione è stata quella di mettere come standard i master universitari di secondo livello o titoli ovviamente equipollenti nel mondo privato, che però abbiano una durata appunto equipollente a un master universitario, e l'esperienza del tirocinio, che è considerata un'esperienza fondamentale per poter effettivamente avvicinare dal punto di vista pratico e concreto il lavoro di consulente tecnico d'ufficio. Il secondo, quindi, requisito dell'articolo 4,5 è quello del possesso di un adeguato curriculum scientifico.
La normativa fa degli esempi abbastanza elevati come competenza, la docenza, la ricerca, la pubblicazione su riviste scientifiche. Abbiamo pensato che fossero un'utile integrazione di altre possibili, no, esemplificazioni, come relazioni poster convegni, a convegni scientifici, premi, l'appartenenza ad associazioni di rilevanza nazionale e internazionale, ovviamente sempre pertinenti alla psicologia giuridica forense, l'appartenenza a gruppi di ricerca che possono essere diversi tra contesti non solo universitari, ma in molti contesti anche privati, la collaborazione alla didattica universitaria. Quindi abbiamo esteso l'esemplificazione di quello che può essere delle attività che qualificano, che possono qualificare un curriculum scientifico. È stato sottolineato come nel decreto, per quanto riguarda l'attività degli psicologi come consulenti tecnici del giudice, c'è una elencazione, adesso la vediamo, molto ampia e molto specifica delle diverse attività che possiamo fare. Nelle linee di indirizzo troverete per ognuna di queste aree di specializzazione la declinazione specifica, perché è diverso quello che è la competenza che uno può avere acquisito e la formazione e il curriculum che una persona può aver acquisito nell'area della famiglia, mentre non ce l'ha, per esempio, nell'area della valutazione del danno. Per cui ci sono tutte le specifiche. Le aree sono queste. Abbiamo 5 aree adulti dove trovate psicologia giuridica o forense, che è quella più generalista. Poi ci sono delle declinazioni specifiche. Attenzione, nel formulario online poi bisogna fleggare le varie aree a cui si chiede di essere iscritti, ma ovviamente bisogna allegare la documentazione che attesta che ho delle competenze specifiche per un settore piuttosto che non un altro. Quindi dalla capacità di intendere e di volere all'amministrazione di sostegno, interessante che la psicodiagnosi abbia sia proprio valorizzata come competenza proprio specifica di un CTU che si occupa specificatamente di psicodiagnosi. La valutazione del danno, la categoria generale che c'è sempre anche per l'area famiglia, psicologia giuridica o forense, psicologia delle relazioni, valutazione della capacità genitoriale e poi grande attenzione all'area minori che va sia dalla minore. Presunto autore di reato, quindi la capacità di intendere e di volere, i minori nell'ambito della valutazione della capacità a testimoniare, anche poi nell'ambito della previdenza, la psicodiagnosi declinata sui minori, la valutazione del danno declinata sui minori. E anche qui la categoria generale. Poi ancora ulteriormente proprio una categoria solo per la psicodiagnosi e una categoria legata alla psicologia del lavoro centrata sul mobbing, stress e lavoro correlato. Quindi queste sono specifiche aree che danno anche ragione di competenze e di attività specifiche che gli psicologi fanno e hanno sempre fatto nel mondo della consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria e quindi è un importante riconoscimento e valorizzazione, però anche in questo caso per ogni singola area bisogna dimostrare di avere avuto o in termini di attività professionale svolta col modo continuativo per 5 anni o nell'ambito di una formazione
post-universitaria e di un curriculum scientifico delle specifiche competenze su ogni area, su una specifica area, piuttosto che non su un'altra, ovviamente se ne possono, se si può porre la domanda per più aree, avendone, i requisiti della speciale competenza. Bene, grazie Daniela, credo che tu sia stata molto chiara. Sono arrivate per varie vie una serie di domande, a un paio risponderò direttamente io e poi invece una domanda, per la professoressa Pagliardi, a cui dopo darò la parola, se ci saranno anche iniziative di informazione a livello locale, e mi sembra che il Comitato ha dato la sua disponibilità ai consigli territoriali, ma poi ce lo dirà lei, e una sui giudici onorari, se i giudici onorari per l'avvocato Falzone possono anche svolgere l'attività di CTU. Altre domande sono il riferimento ai 10 incarichi di norma che abbiamo inserito. Il di norma, perché lo abbiamo messo? Lo abbiamo messo perché quei 10 non è un termine tassativo, è un termine di riferimento, perché ovviamente chi è iscritto all'albo di una grande città, di un grande tribunale, dove si danno tantissimi incarichi, questo può avere un significato. Chi è iscritto in un piccolo tribunale, dove gli incarichi sono chiaramente di meno, dovevamo, come dire, dare un parametro nazionale, però quel di norma serve a indicare che evidentemente questo parametro va adottato. Poi, sull'estensione, qualche collega ha commentato questo elenco che la professoressa Pagliardi ci ha fatto vedere, dicendo che effettivamente c'è un importante riconoscimento delle competenze degli psicologi. Ecco, io non parlerei di estensione, ma parlerei di riconoscimento, perché in molti tribunali, in alcuni tribunali, queste attività venivano già svolte, in altri no. E il fatto che ci sia una norma nazionale che riconosce alla professione tutte queste attività, effettivamente è un riconoscimento molto importante perché amplia in maniera significativa il quadro in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Direi che potrebbe essere considerato un dettagliare quello diciamo, e riconoscere quello che effettivamente fanno, e può essere anche un incentivo in alcuni tribunali a prendere atto che gli psicologi fanno Ci queste diverse sono altre attività. domande che sono il giudice onorario, abbiamo detto all'avvocato Falzone, il discorso di iniziative locali, i 5 anni di iscrizione, tenendo conto del mese o dell'anno di iscrizione, domandano. Non so se su questo può rispondere l'avvocato. E i criteri per considerare la specializzazione come CTU, come valida in termini di ore di formazione. Su questo dirà la professoressa Pagliardi, ma posso anche dire che il Consiglio nazionale non ha messo un discorso di ore all'interno della specializzazione. Se io ho una specializzazione universitaria o una specializzazione in psicoterapia, perché sia considerata utile ai fini delle attività di CTU, abbiamo detto che all'interno di questo corso di specializzazione ci devono essere delle attività specifiche nel settore della psicologia giuridica e forense. Non abbiamo messo il numero delle ore, ma abbiamo messo che ci devono essere delle attività specifiche. Ma su questo chiaramente poi è anche, io voglio anche dire questo. Questa riforma è uscita adesso. E chiaramente con questi criteri noi la stiamo accompagnando. Stiamo cercando di fare in modo che non ci siano penalizzazioni per quanto riguarda gli psicologi, ma come ha detto bene la professoressa Pagliardi prima,
si comincia ad avere una omogeneità di criteri per superare quella situazione molto eterogenea e anche non ben chiara per chi voleva dedicarsi a questa attività che c'era prima. La legge ce lo chiede, noi siamo venuti incontro alla legge e stiamo cercando di far incontrare quelle che sono le situazioni abbastanza ancora eterogenee della professione psicologica con i requisiti della legge. Stiamo cercando di gestire questo incontro e sicuramente lo gestiremo in maniera progressiva. Do la parola all'avvocato Falzone e poi alla professoressa Pagliari. Sì, Presidente, grazie. No, per quanto riguarda i due quesiti, allora, il primo, l'anno, il mese di iscrizione. Beh, 5 anni, sono 5 anni, credo che quando viene chiesto, quando diciamo bisogna inserire i propri dati per iscriversi all'albo dei CTU, venga richiesto la data di iscrizione e quindi 5 anni partono dalla data di iscrizione, chiaramente, all'albo. E, per quanto riguarda invece l'acquisito sui giudici onorari, seguono le normali norme di incompatibilità dei giudici, per cui non potrà fare attività all'interno del distretto in cui è giudice onorario, ma potrà iscriversi a un albo di un altro distretto in cui ovviamente non ha rapporti, di questo genere che danno luogo chiaramente a incompatibilità di incarichi. Su questo, Andrea, approfitto perché c'è un'altra domanda sulle incompatibilità con attività privata. Io credo che in linea di massima le incompatibilità siano quelle generali previste dalla legge. Nel caso del consulente tecnico, se io ho avuto rapporti, ho rapporti con una delle parti, ma non credo che ci siano altri tipi di incompatibilità. No, il giudice onorario può tranquillamente avere il suo studio privato e fare le sue consulenze private, basta che non lo faccia Parlavamo di nell'ambito dei libera processi. professione, No, libera più di professione. giudice onorario, l'incompatibilità tra lo svolgimento di una libera professione e l'attività di CTU. Di Ah, norma. no, certo, no, ma quello non c'è nessuna incompatibilità, non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Benissimo. Ci sono diverse domande. Scusa, Davide, rispondevo al discorso della scuola di specialità. Allora, l'indicazione è un corso strutturato su base che dia una base teorico-metodologica. Quindi non è un seminario di psicologia giuridica all'interno di una scuola di specialità che è un corso strutturato. Peraltro può essere anche acquisito all'esterno di una scuola di specializzazione. Prima perché uno, se magari la scuola di specializzazione l'ha finita, ovviamente deve trovare una formazione altrove. Secondo perché appunto non tutte le scuole di specializzazione possono essere interessate o avere per fare questa integrazione. Ecco, questo però è importante. La speciale competenza è una formazione appunto rilevante e quindi non abbiamo dato un'indicazione del numero di ore, come diceva il presidente, però nel momento in cui parliamo di un corso strutturato su base teorico e metodologiche, ovviamente poi si deve diciamo, procedere in modo serio a sia a organizzare opportunità formative che a selezionarle, sceglierle, quella a cui partecipare. Sono altre domande, in particolare, ad esempio, se le attività di consulente tecnico di parte sono state valutate. Io già so che è così, Sì, però. cioè nella slide l'ho anche citata, valgono, attenzione, valgono per il criterio dell'articolo 4,4 per l'attività professionale, non valgono per il curriculum scientifico, questa è un'indicazione della legge, non c'entra il CNOP, cioè per le attività professionali assolutamente consulente di parte, perito di parte, va benissimo. Il curriculum che viene richiesto insieme alla formazione post universitaria è un curriculum scientifico. Questo la legge lo specifica in modo chiaro, mettendo poi come esempio pubblicazioni scientifiche o attività di docenza. Quindi sono due canali differenti. Bene,
Noi su questo, diciamo, faremo anche delle FAQ che metteremo sul sito nazionale. E voglio brevemente ricordare, perché ci sono molte domande su questo, che intanto il criterio di fondo è quello dei 5 anni di attività, in qualche maniera in questo settore. Questo è il criterio principale. Ovviamente non poteva essere l'unico, perché chi si deve iscrivere ex novo, ovviamente frequentemente questo criterio non ce l'ha. Allora la norma ha previsto che questo criterio può essere sostituito dagli altri criteri che sono stati illustrati, ovvero avere una, diciamo così, una formazione specifica e avere un curriculum scientifico. Quindi chi non ha i 5 anni deve avere questi altri due criteri. Come formazione, avete visto che noi abbiamo visto nel caso della scuola di specializzazione universitaria o in psicoterapia aver effettuato un'attività specifica all'interno della scuola, oppure aver integrato la specializzazione con, diciamo, un corso specifico fatto fuori dalla scuola di specializzazione. Oppure, visto che la legge dice specializzazione o formazione post laurea, una formazione post laurea che dovrebbe essere, diciamo, equipollente a un master universitario. Questo è i requisiti che abbiamo messo. Quindi sono requisiti seri, ma abbastanza approcciabili, diciamo, soprattutto in questa fase. Anche nel curriculum scientifico, le cose che ci rientrano sono effettivamente molte e variegate. E quindi credo che corsi di perfezionamento di alta formazione o quant'altro poi potranno rientrare all'interno di queste attività. È Sì, evidente la cosa che appunto è lo standard del carico di lavoro didattico e di impegno che è stato individuato nel livello del master universitario rispetto appunto a magari corsi piuttosto brevi. Una cosa che volevo sottolineare è che molti chiedono, ma bisogna avere il titolo di psicoterapeuta per fare il consulente tecnico? Sono due strade diverse. Non, è o cioè, puoi avere la tua formazione post laurea in psicologia giuridica forense e non avere fatto assolutamente la scuola di psicoterapia, anche perché sono due proprio percorsi diversi. Uno può avere fatto entrambi, ma il consulente tecnico non ha un compito psicoterapeutico assolutamente, quindi non è, anzi, non è finalizzata a quello, tant'è vero che diciamo che per chi lo vuol fare deve fare un'integrazione per fare il consulente d'ufficio. benissimo, io credo che sia le diapositive che sono state fatte, sia le domande che sono pervenute a questo, che per noi sono preziose, diciamo, saranno poi oggetto delle FAQ che metteremo sul sito, perché arte ne perverranno. Siamo in una fase, diciamo, di prima applicazione in qualche maniera, e quindi è evidente che dobbiamo cercare un po' di misurare le cose per fare in modo che tutte le colleghe e i colleghi che si sono avvicinati in questo settore, che hanno cercato di fare una formazione, possano trovare utilmente collocazione all'interno degli albi e nello stesso tempo accompagnare, diciamo così, questa formazione. È un settore che si sta creando sempre di più. Questo dello psicologo giuridico e forense. È importante che la legge ha guardato alla professione psicologica in maniera molto significativa, come avete visto, affidandoci tutta una serie di aree di attività. È un settore che noi vorremmo che fosse in espansione, perché sempre di più io credo che l'attività degli psicologi sia utile per i tribunali.
Segnalo quello che dicevo all'inizio, che oltre alla figura del consulente tecnico c'è anche la figura dell'esperto, che è una novità assoluta. Il tribunale può nominare uno psicologo come esperto per aiutare una situazione, per accompagnare una situazione. Quindi sicuramente sarà importante, e vi assicuro che il Consiglio nazionale farà del tutto per, diciamo, seguire questa cosa e fare in modo che questa innovazione venga utilizzata dai tribunali. L'altro impegno è quello degli onorari. Dobbiamo fare in modo che anche qui ci sia l'equo compenso, chi fa queste attività venga riconosciuto per il valore delle attività che vengono svolte, soprattutto considerando che si chiede sempre di più una speciale competenza, e la competenza ovviamente deve essere riconosciuta anche dal punto di vista economico. Quindi ci lasciamo con l'impegno di pubblicare sul sito, nella speciale sezione che creeremo sulla psicologia giuridica e forense, la risposta alle domande più frequenti che saranno pervenute, e anche i materiali di questa diretta Facebook. Io ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi che ci hanno seguito e che ci hanno fatto le domande. Ringrazio la professoressa Daniela Pagliardi per tutto il lavoro prezioso che sta facendo per la comunità professionale insieme con i colleghi del Comitato della Psicologia Giuridica, e ovviamente ringrazio l'avvocato Andrea Falzone, consulente giuridico del Consiglio nazionale. Grazie dell'attenzione e buonasera, un cordiale saluto a tutti voi. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti e tutte che hanno seguito. Grazie Presidente, buonasera.